Benvenute a tutte e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare di un indicatore particolare che serve a gestire le tray icon dei programmi che appunto usano ancora questo tipo di icone e non gli indicatori. Per indicatore si intendono queste icone in cima, in alto sulla destra del nostro pannello del desktop grafico Unity di Ubuntu. Quindi tutti questi sono indicatori. Le icone presenti sui pannelli in altri ambienti grafici, che so, KDE, XFCE, LXDE, eccetera, eccetera, si chiamano appunto tray icon e non indicatori. In Ubuntu si chiamano indicatori e sono degli oggetti che si comportano in modo un po' diverso o leggermente diverso, o hanno comunque dietro le quinte una tecnologia diversa dalle tray icon. Ed ecco perché ho deciso di presentarvi in questo video un indicatore appunto particolare che ci permette di gestire comunque anche i programmi che usano solo la tray icon e non hanno integrato il sistema degli indicatori. Vediamo fra un attimo appunto il suo scopo di questo indicatore. Dunque, appunto, da quando Ubuntu, la distribuzione Linux Ubuntu, ha adottato l'ambiente grafico Unity, le icone sul pannello superiore rappresentano i cosiddetti indicatori, quello che ho appena detto, quindi non sono tray icon, ovvero icone di pannello, ma sono indicatori, che sono appunto diversi dalle icone piazzate sul pannello dal singolo applicativo, che sono chiamate appunto tray icon, quello che ho appena detto un attimo fa nell'introduzione. Negli anni sono moltissimi, per non dire tutti, gli applicativi si sono adeguati a questo ambiente grafico che vedete qui in questo momento, cioè Unity, si sono adeguati introducendo appunto un indicatore al posto, o non so se è possibile che convivano sia la tray icon che un indicatore. Comunque io ho detto al posto qui nella mia scaletta, magari posso aggiungere anche a fianco, parallelamente alla tray icon per altri ambienti grafici, è stato introdotto anche l'indicatore specificatamente per l'interfaccia grafica Unity. Dicevo tutti, moltissimi, praticamente tutti gli applicativi, a parte le eccezioni che sono rimaste. Eccezioni, per esempio, al giorno d'oggi, oggi come oggi, 2015, alcuni programmi come per esempio quelli scritti in Java non supportano ancora il sistema degli indicatori. Quindi se hanno un'icona da mettere, da piazzare sul pannello, è una tray icon, si comporta come una tray icon e non come un indicatore per quanto riguarda specificatamente i programmi in Java. Non so se ce ne sono altri. Io di tutti quelli che ho installato o hanno l'indicatore o non usano un indicatore. Non so appunto al di fuori dei programmi Java se ce ne sono altri che oggi come oggi, se ne hanno necessità, non usano un indicatore ma una tray icon. Questo non lo so dire, so solo che usando un programma scritto in Java mi sono accorto appunto che non ha il suo indicatore e quindi ha una tray icon. Tuttavia, ho letto da qualche parte, non chiedetemi più dove perché non me lo ricordo, comunque ho letto che una soluzione anche per questi programmi Java che attualmente non si integrano in questo sistema di indicatori è stata trovata appunto una soluzione, o è stata implementata una soluzione anche per i programmi Java che però è apparsa a partire dalla versione di Ubuntu successiva alla 14.04, ovvero successiva a quella a lungo termine di supporto attuale, che è quella che sto usando io, che vedete qui nel video. E, fra questi programmi c'è ad esempio l'applicazione che io uso attualmente per salvare nel cloud i dati, che è Voala. Ecco, Voala ha un programma client, l'icona del quale è questa, che è scritto in Java.
E appunto, per quello che ho appena detto un attimo fa, essendo scritto in Java, voilà, usa un'icona da pannello per monitorare, per mostrare all'utente i movimenti dei dati in su e in giù, usa o meglio userebbe un'icona per il pannello, ma non essendo un indicatore non appare, infatti non la vedete qui, l'iconcina rossa qui con la W, non la vedete perché è un programma Java che non si integra nel sistema di Unity degli indicatori. E allora come fare? Ed ecco qui che appunto entra in gioco l'indicatore protagonista di questo video. Quindi, per chi come me, prima di tutto, decide di restare con la versione LTS di Ubuntu, quindi di non passare alle successive che dovrebbero appunto aver integrato questa soluzione anche per i programmi Java con gli indicatori. Quindi per chi come me decide di restare sulle versioni LTS, praticamente ancora per cosa siamo? In agosto 2015, insomma, in aprile 2016 uscirà la prossima LTS, quindi ancora per diversi mesi io resterò sicuramente sulla 14.04, o addirittura per chi è rimasto ancora con versioni inferiori di Ubuntu, hanno tutti lo stesso problema che ho io, quindi che non si vedono le icone di questi programmi. Esiste appunto, per chi come me è in questa situazione, esiste una soluzione a questo problema. Si tratta di un indicatore, eccolo qua, che funge da contenitore di tre icon. Quindi qualche buon'anima di sviluppatore ha pensato di creare un indicatore particolare che non è legato a un applicativo specifico, ma funge da, come dire, da cappello e contenitore, cassetto per le tre icon di questi programmi. Quindi non è legato a un applicativo specifico, ma è generico. Tutti i programmi, diciamo pure Java, ecco, visto che quelli sono quelli, come dire, incriminati oggi come oggi, tutti i programmi Java che fanno uso di una tre icon per il pannello finiscono, una volta che abbiamo installato questo indicatore, in questo indicatore contenitore, indicatore cassetto, che le raggrupperà e ci permetterà di vederle finalmente anche sul pannello superiore di Unity. Come si procede per installarlo e poi per usarlo? Allora, installazione, i soliti comandi che mai da diversi video, se seguite il mio canale, li avrete già visti in tutte le salse per tutti i repository PPA. Perché? Perché anche il pacchetto che contiene il programma che fa funzionare questo indicatore è archiviato in un archivio PPA, quindi un archivio non di quelli ufficiali della distribuzione Ubuntu, ma aggiuntivo. Allora, come fare? Come sempre, si copia questo comando, quindi voi che state guardando questo video, se vi interessa, replicate nel vostro terminale, bloccate un attimo il video, replicate, cosa sto dicendo. Non è necessario replicarlo perché vi lascerò nella descrizione del video, almeno questi comandi, come scaletta parziale vi lascerò come sempre questi comandi da far copia e incolla. Quindi copia questo comando che aggiunge appunto il repository PPA che ci interessa. Copia e incolla in un terminale, date la password, enter, aspettate che finisca. Poi, secondo comando, questo è necessario per aggiornare il sistema. Quindi copia e incolla nel terminale, eseguite anche quello, aggiornate il sistema perché? Perché avete bisogno di far riconoscere al vostro sistema che avete aggiunto un nuovo repository. Con il primo comando non se ne accorge il vostro sistema, non lo sa ancora. Quindi secondo comando, aspettate che finisca e infine il comando di installazione del indicatore che si chiama così Indicator System Tray Unity, quindi questo è il suo nome completo, di questo indicatore contenitore di tray icon. E si installa appunto qua. Non è appunto un programma come tutti gli altri, quindi per attivarlo, in realtà una volta installato, non avete un'icona per farlo partire, ma dovete riavviare il PC praticamente. Una delle
poche volte in cui un sistema Linux deve essere per forza riavviato, e in questo caso anche perché è un programma particolare questo indicatore, quindi riavviate il vostro PC e riavvio, l'indicatore si attiva e lì pronto a fare il suo lavoro. Una nota qui che è importante, perché se non vedete nulla di cambiato sul vostro pannello qua superiore, se il riavvio del PC ritrovate solo le vostre solite icone e niente di più, è perché questo indicatore si mostra, appare solo se ci sono tre icon da gestire. Se non ci sono, se ne sta fuori dai piedi, quindi non lo vedete. Questo è una nota importante, e quindi è discreto questo indicatore oltretutto. Appare solo se c'è bisogno di lui, se no non lo vedete. Sta dietro le quinte, pronto lì ad intervenire. Modalità di funzionamento. Ecco, ovviamente una volta che l'avete installato dovete anche sapere come gestirlo. Allora, io appunto, avendo Wala attivo sul mio sistema, questo programma, ripeto, Java, mi appare anche l'indicatore che è questo. Vedete qui dove ho il puntatore del mouse, un grigetto, rettangolo, quadratino, grigetto, e questo qui è questo famoso indicatore contenitore. Se faccio clic con il tasto sinistro, vedete che a discesa, qui in una specie di menu a discesa, mi appare l'icona di Wala. La vedete qui. Se sto con il mouse sull'icona, sulla tray icon di Wala, vedete che appare il fumetto nero che mi mostra il traffico di dati su e giù dal sistema cloud di Wala. Esattamente come se io usassi un altro desktop grafico tipo XFCE, questa icona sarebbe direttamente disponibile sul pannello di XFCE e vedrei le stesse informazioni. Vedete che l'indicatore contenitore, il cassetto delle tre icon, fa il suo lavoro, quindi ho un programma attivo che richiede il suo intervento, lui c'è ed ecco qui che mi raccoglie la mia iconcina, che se no mi mancherebbe. Però questo è solo l'inizio dell'utilizzo di questo indicatore, quindi abbiamo visto che se è necessario appare, eccolo qui da me presente, e quindi tasto sinistro del mouse per usa, ecco che qui errore di battitura, per usa re il floating mode, ecco, si chiama così quando le tre icon sono elencate sotto l'indicatore, quindi per difetto l'indicatore parte impostato in questo modo, quindi in floating mode, quello che abbiamo appena visto. Faccio clic col tasto sinistro del mouse e vedo le icone che mi appaiono sotto l'indicatore stesso qua, nella zona qua sotto. Questo si chiama floating mode. Probabilmente perché le tre icon fluttuano nel desktop, ecco, immagino io, Ipotizzo io che il floating mode si chiami così per questo motivo. Allora c'è di più però. Con il tasto di mezzo del mouse, quindi non quello sinistro ma quello in mezzo, si può passare dal floating mode allo statico static mode e viceversa, quindi si passa da una modalità all'altra. Il floating mode l'abbiamo appena visto, lo static mode cos'è? Consiste nelle tre icon che sono visualizzate direttamente sul pannello. Ecco, quindi io adesso vado con il mouse sul mio indicatore, premo il tasto centrale del mouse e vedete che qui mi appare l'icona direttamente. Non è più qua sotto, ma è qui direttamente. Qui è, come dire, la modalità più vicina agli altri desktop grafici, quindi che gestiscono ancora le tre icon. La vedete qui direttamente sul pannello, il modo più comodo per averla lì direttamente, ecco, averla lì sott'occhio, esattamente come se usassimo un altro desktop grafico e fosse un indicatore, anche se non lo è. Vedete? Comodissimo, guardatela lì. E lì la mia iconcina e lì direttamente. Questo è lo static mode, che probabilmente, se avete diverse icone, dovete sempre tenere sott'occhio lo stato, è quello che probabilmente preferirete averle qui, sul vostro pannello, e non dover cliccare l'indicatore ogni volta per fare apparire le icone. Quindi tasto destro del, scusate, tasto di mezzo del mouse per passare da una modalità all'altra. Quindi se io premo di nuovo il tasto di mezzo, mi torna il floating mode, rispettivamente premo ancora, torna lì l'icona. Ok. Quindi stiamo un attimo sullo static mode, perché mentre attivo questa modalità,
posso usare la rotella del mouse sull'indicatore, quindi con il puntatore del mouse posizionato sull'indicatore. Se uso la rotella del mouse, posso spostare a destra o a sinistra le icone sul pannello, quindi posso regolare dove le voglio. La vedete qui molto vicino, l'icona al primo indicatore del pannello, ma io posso spostarla verso sinistra e effettivamente farla tornare verso destra, semplicemente rotellando con la rotellina. Vedete che si sposta l'icona di Voila rossa. Se ne sta andando verso sinistra perché sto facendo andare la rotella del mouse in una direzione, adesso spingo nell'altra e torno verso gli indicatori. Ecco, attenzione che sugli indicatori, diciamo, essendo un'icona che non è un vero indicatore, non li vede gli indicatori. Quindi vedete che se io continuo a farlo muovere verso destra, passa sopra agli indicatori, non è proprio il caso, eh? Quindi facciamolo tornare verso sinistra, un po' in là, così. Quindi posso liberamente e in modo millimetrico posizionare il mio gruppo di icone. Dico gruppo perché io ne ho una sola. Chi ha 2, 3, 4, 5 icone le avrebbe qui tutte insieme, raggruppate, andrebbero avanti e indietro, tutte assieme, tutto il gruppo verso sinistra o verso destra. Ultima cosa interessante, sempre quando io attivo il static mode, con il tasto sinistro del mouse sull'indicatore, ovviamente qui sotto non appaiono più in floating mode gli indicatori perché sono qui, i tre icon, ma appare un menu di setting. Vedete? Oops. Appare il menu per cambiare, per esempio, il colore di sfondo delle iconcine. Vedete che qui è una specie di grigio, qui lo sfondo attorno al cerchio rosso. Io faccio tasto sinistro, vedete, appare setting, background. Per la modalità statica e per la modalità floating posso dare due colori diversi. Vediamo un po'. Static, quindi la modalità che attiva adesso, il colore. Posso scegliermi un colore, diciamo questo verde, giusto per. Seleziona e vedete che lo sfondo dell'icona è diventato verde. Setting, background, il floating mode, il colore. Diciamo che facciamo boh, questo arancione. A questo punto, tasto medio, tasto di mezzo del mouse per tornare in floating mode. L'icona da qui è sparita. Di nuovo tasto sinistro e vedete che ha preso l'arancione, quindi sono due colori differenti. Diventa verde di qua, diventa arancione di qua. Questo solo, diciamo, uno sfizio più che altro, però dovevo farvi vedere questa funzionalità e c'è solo con il tasto sinistro sull'indicatore quando siamo in static mode, perché se siamo in floating non appare il menu. Quindi tasto destro, static mode, tasto sinistro, setting. Posso fare un reset così torniamo al grigio. Quindi faccio un bel reset anche nel floating, così torno allo standard grigetto. E voilà, vedete, facile da usare. Potete anche scordarvi dell'indicatore una volta che l'avete impostato perché ci penserà lui a raccogliere le tre icon che avete dei vostri programmi attivi nel vostro sistema. Questo è tutto per questo che io giudico, diciamo così, una buona soluzione, un buon, come si dice in inglese, workaround o aggiramento del problema delle tre icon nella nostra interfaccia Unity di Ubuntu. Qui ci sono i consueti riferimenti in rete per chi vuole approfondire. Con questo chiudo. Vi saluto, ciao ciao e alla prossima!